Ragazzi, ci siamo, finalmente Tesla ha rilasciato l'aggiornamento per rendere operativa in tutto e per tutto la guida autonoma. E noi la proveremo in anteprima, vai di autopilot! Ma Marco, sono 3 ore che guido. Come funziona sta cosa dell'autopilot? Senti Andre, l'autopilot funziona che tu guidi e io sto dietro bello comodo. Allora, chi mi conosce sa benissimo quanto io ami la buona cucina, ami la cucina italiana. E ogni tanto mi concedo anche qualche viaggetto alla scoperta di piaceri enogastronomici italiani. Nell'ultimo weekend sono andato in Toscana, precisamente a Panzano in Chianti, da Dario Cecchini all'officina della Bistecca, per riscoprire il piacere di una fiorentina fatta come Dio comanda. Il discorso è che ho voluto fare questo viaggio con una Tesla Model S, partendo da Gallarate, città dove abito, città in cui abito, e facendo sì e no circa 800 km in giornata. La domanda vera è: mi sarà piaciuta questa Model S, ma soprattutto quante volte mi sono dovuto fermare per ricaricarla? Beh, non vi resta che guardare il video. La Model S è la seconda nata di Tesla, commercializzata a partire dal 2012 e si è da poco concessa il restyling di metà carriera, alla guida del quale sono io oggi. Sparisce la finta calandra frontale, adesso il design è più pulito e filante. Gli stilisti Tesla sono stati bravi a nascondere dimensioni importanti, quasi 5 metri di lunghezza, per poco meno di 2 di larghezza. Spettacolari le maniglie a scomparsa, affogate nelle portiere, mentre l'effetto wow non manca nemmeno al suo interno, con quel gigantesco display verticale da 17 pollici, dal quale andare a comandare davvero ogni funzione dell'auto, dalla climatizzazione alla navigazione, passando per la regolazione delle sospensioni, sino anche a caricare la nostra playlist di Spotify grazie a una scheda dati 4G precaricata. Anche se va detto, manca la piastra per la ricarica induzione del telefono. Alzando lo sguardo, poi abbiamo un tettuccio in vetro che dà l'impressione di viaggiare all'aria aperta. Mentre i sedili sono rivestiti in pelle, anche se non tra i più comodi che abbia mai provato. Dietro, nonostante l'auto abbia una trazione integrale, manca il tunnel dove di solito si affoga l'albero di trasmissione, a tutto vantaggio del comfort per gli occupanti, anche per quelli più alti. La Model S 100D che sto provando io ha una batteria da 100 kWh posta proprio sotto l'abitacolo, capace di alimentare 2 motori elettrici, uno sull'asse anteriore e uno al posteriore, in grado di sprigionare una potenza complessiva che supera i 400 cavalli. Tanti, pochi? Beh, vi basti pensare che lo scatto da 0 a 100 all'ora si brucia in 4,3 secondi. Prima parte del viaggio è andata a buon fine, siamo adesso a Modena, stazione del supercharger, dove adesso vado a ricaricare, dopo i primi oltre 200 km di viaggio, la nostra Model S, ed è una procedura di ricarica più facile di quanto sembri. Qui abbiamo il nostro bello spinottone di corrente, premiamo un tastino, si apre lo sportello e voilà, la luce diventa verde, vuol dire che sta caricando. Il tempo di dare al sistema la possibilità di leggere la velocità della corrente del supercharger, e vediamo quanto tempo dobbiamo stare fermi. 121 km di autonomia, non saremo arrivati a destinazione assolutamente. Vedete che inizia a salire, siamo a 30 kWh, continua a salire, sale. Questi accumulatori hanno, o meglio, queste prese hanno una capacità di circa 120 kWh a piena potenza, si è fermato a 114, stiamo ricaricando 295 320, guardate, sale alla velocità della luce. Mancano 25 minuti per avere abbastanza carica per arrivare a destinazione, come mi dice l'app. Io sono partito da Gallarate con poco più di 400 km di autonomia, praticamente a serbatoio quasi pieno, per fare un paragone, e sono arrivato qui con 121 km di autonomia dopo 230 km di viaggio. Devo dire che ho viaggiato a velocità da codice della strada, senza risparmiarmi sull'aria condizionata, fattore che però ha inciso negativamente sull'autonomia delle batterie. Riparto da Modena con 400 km di autonomia, ne dovrò percorrere altri 330 prima di tornare a ricaricare nuovamente a questo supercharger. Ce la faranno a rimanere appiedato? Finalmente siamo arrivati a Panzano in Chianti, officina della Bistecca. Pranzettino veloce, ma neanche troppo, e poi si recupera la fiorentina, ragazzi. Missione compiuta, fiorentina recuperata. Ne approfitto per farvi vedere quanto è grosso questo bagagliaio. 745 litri, davvero enorme.
E il bello è che ne abbiamo un altro anche davanti, anche se più piccolo. Adesso però si riparte, abbiamo ancora quasi 400 km da fare e necessariamente ci si dovrà fermare a ricaricare almeno un'altra volta. Allora, sulle strade della Toscana sinceramente mi sarei aspettato proprio questo tipo di comportamento dalla Tesla Model S 100D. Di fatto è un'auto che con un peso vicino alle 2 tonnellate non si può certamente dire leggera. È un'auto che però, grazie a un baricentro davvero basso, riesce a mantenere tutto questo peso concentrato nella parte sottostante l'abitacolo. Quindi sembra quasi di guidare un'auto con un motore boxer, giusto per dare un esempio, una sorta di maxi Subaru. È un'auto molto dinamica nei cambi di direzione, poi ragazzi, lo sapete meglio di me e ho già anche avuto modo di dirvelo, abbiamo a disposizione tutta la coppia dell'auto praticamente subito, quindi abbiamo questo doppio motore elettrico che ci tira sempre fuori dalle curve alla velocità della luce ed è un piacere guidarci. Decisamente promossa la Model S nel misto, a patto di mantenersi sui 70 all'ora di media e di lasciarla veleggiare in discesa. La seduta invece è comoda nella zona lombare, ma lascia un filo troppo scoperte le spalle. E non sono essere fuori scala, dato che l'americano medio è più grosso di me. L'autostrada non è il terreno di caccia della Model S. Se si superano i 120 all'ora, l'autonomia ne risente parecchio. Io ad esempio arriverò a Modena forse con il 5% di batteria e devo dirvi che un po' di ansia sta iniziando a venirmi, quindi mi sa che per il resto del viaggio stacco l'aria condizionata. Devo invece ricredermi sulla comodità complessiva dei sedili. In autostrada si viaggia davvero in business class. Il piede leggero vi salva davvero la carica in autostrada. Basti pensare che la stessa Tesla rileva una perdita di 100 km di autonomia viaggiando a 120 all'ora anziché a 100 all'ora. Pensate a me che viaggiava a 130. Veniamo finalmente al famoso autopilot. Vi dico subito cosa non è. L'autopilot non è un sistema di guida autonoma. È un sistema che assiste il conducente. Basta semplicemente impostare la distanza dall'auto che ci precede, regolare la velocità, attivare la sterzata automatica e tac, il gioco è fatto. Abbiamo un sistema che ci aiuta a rilassarci, tenendo sempre le mani sul volante, ma facendoci godere un po' di più del panorama circostante. In coda poi l'autopilot dà veramente il meglio di sé, fermandosi e ripartendo in autonomia. Questo grazie ad una pletora di sensori affogati a 360 gradi, tra i quali troviamo ultrasuoni, telecamere e radar di varia fattura. L'auto a livello di hardware sarebbe già in grado di guidarsi da sola, ma Tesla ha deciso di rendere determinate specifiche disponibili poco alla volta, in conformità alle norme vigenti nei singoli paesi. Anche se, va detto, un nome come autopilot può far cadere in tentazioni i conducenti meno informati, con conseguenze spesso fatali. Vi vedo, so già cosa state pensando. Marco, ma quindi la Model S è l'auto perfetta? Ovviamente no. I difetti sono molteplici e si vedono subito ad occhio nudo. Una cura costruttiva che manca su alcuni particolari, come ad esempio le cornici fuori squadra delle vetrature esterne o il troppo spazio tra le portiere ed i montanti. Va detto che sono caratteristiche che un costruttore affina negli anni, ma per il prezzo a cui è proposta questa Model S, oltre 100.000 euro, sinceramente mi sarei aspettato una maggior cura. Quando parli di auto elettriche, inevitabilmente devi toccare i temi dell'autonomia e della velocità di ricarica. Per l'autonomia, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché andando a 130 km/h in autostrada, la batteria scende a occhio nudo e i 400 km promessi dalla casa sembrano un miraggio. I tempi di ricarica invece sono interessanti solo se si utilizzano i supercharger, anche se 40 minuti per l'80% della batteria, all'atto pratico, sono ottimistici per quanto constatato. Certamente l'auto del futuro sarà elettrica, ma non è detto che questo futuro sia necessariamente oggi o domani. Avessi un euro da scommettere, direi che il nostro paese avrà bisogno di qualche decina d'anni per essere davvero pronto ad una diffusione capillare delle auto elettriche. Se non avete a disposizione una corrente domestica da 11 kW, necessariamente dovrete mettere in cantiere più di una decina d'ore per la ricarica completa. In alternativa dovrete pianificare il viaggio in maniera diversa da quanto siete abituati a fare, mettendo in cantiere almeno una sosta ogni 2 ore circa di autostrada. Tesla in questo momento offre l'idea di un viaggio diverso, meno frenetico. Una proposta che potrebbe essere vincente, un domani però. E voi cosa ne pensate di questa Tesla Model S? L'invito che vi faccio come sempre è di farmelo sapere nei commenti qui sotto a questo video, sulla nostra pagina di Facebook, sul profilo Twitter, su Instagram e naturalmente su tutti i nostri canali social e sul sito internet motorbox.com.
Noi ci vediamo al prossimo video con la speranza di arrivare senza una ulteriore ricarica finalmente a Gallarate. Ciao a tutti!